Oggi Teodora cucina un piatto rumeno, vero? Sì. Che si chiama? Le sarmale. Le sarmale. Si utilizza questo vaso di terracotta che prima di essere messo nel forno deve essere bagnato per evitare che scoppi, per evitare che si rompa. Sì. Che si rompa. Vediamo gli ingredienti. Allora, ce l'abbiamo carne macinata, riso, un po' di dado, però si può mettere pure, questo è rumeno, però si può mettere pure quello italiano, e cipolla si può mettere 2-3, dipende quanto di gusto, come le piace, più forte, più... E poi ce l'abbiamo questi, come si chiamano? Ah, non lo so proprio. No, che ci stanno pure... Allora sì, che questi va 2 o 3 fogli messi in mezzo alle, cioè non dentro alla carne, carne, no, fuori. Sì, fuori agli involtini. Fuori agli involtini, si mette pure un po' di prezzemolo. Sì. In mezzo per dare un gusto più buono, si mette anche un peperone riempito con carne, che così si prende un po' di sapore di peperone. E poi c'è questa carne affumicata che è rumena, però si può mettere, che ne so, pure italiana. Questo è tipo la schiena di maiale affumicata. Sì. E poi per dare un po', questo è il grasso da maiale. Sì. Che tagliamo un pezzettino e mettiamo qua intorno tutto a questo in modo che non si attacca. Ho capito. Tipo come un burro, no? E poi rimanendo puoi tagliare dei piccoli pezzettini che li metti sempre in mezzo. La verza, che è verza rumena in citriolo, come si dice. Sì. Non so se è giusto. Verza rumena questa? Sì, qua non l'ho vista, però qua si può fare verza normale. Sì. La metti a bollire un po'. Sì. Con acqua e aceto. Ah. Per farla diventare, sennò come fai i rotoli? Se non è morbida. Ah, oh, sì, certo. È dura. Sì, sì. E poi avevamo visto... Ah, e un po' di pepe pure va dentro questi grandi, no? Sì. Che il va pepe? Giusto 3-4, sempre non dentro alla carne, sempre... E il timo. Il timo. Basta? Sì. E abbiamo detto pure... E un po' di pomodoro. Sì, questo lo puoi mettere sia un po' nella carne e sia un po' mezzo alle... Tanto dopo facciamo vedere. Basta così gli ingredienti abbiamo. Puoi fare fette come ti pare. Basta che te dopo te lo puoi fare con questa. Io perché ti ho detto, poi se uno più pratico lo fa come vuole lui, capito? E questo lo fai fino a quanto ti pare, vedi? Vabbè, faccio prima così. Sono emozionata. No, è capire. Piano piano che sono tutti per male. No. Tu l'hai comprata questa forbice? E la trovi anche a mercato. Quindi si fa la cipolla a pezzettini piccoli. Più è fine meglio è. Sì. Poi a me poi così piace, magari se ci stanno delle persone che gli piace sentire la cipolla, allora la fai più grande. Con questa più macini più diventa fina. Sì, ho capito. Tritiamo lo stesso anche il prezzemolo. Sì, poi a chi piace, queste sono le sarmale classiche. Classiche, giusto? Sì. È giusto la parola? Giusto. Classica. Però a chi piace può mettere pure un po' di carote, può mettere... Cioè le verdure è a gusto, a chi piace quello che... Però quelle classiche sono queste, capito? Il riso è uguale, io lo metto all'occhio, non è che... Dipende come se ti piace che senti di meno il gusto di carne, metti più riso. Se vuoi farle più leggero, metti di più riso. Se tu ti sei regolata per quante persone? Per un chilo di carne. Per un chilo di carne. Poi non lo so, escono intorno a 50 e di più di involtini. Ah. Il riso si deve lavare? E poi si scola. Si scola. Crudo. Crudo. E dopo lo butti dentro alla pentola dove hai fatto soffriggere la cipolla. Buttiamo la cipolla.
appena prende un po' di colore, non tanto, sennò dopo diventa pesante al fegato, e buttiamo il riso. Giriamo un po' pure il riso e dopo buttiamo la passata di pomodoro. Giriamo la cipolla. Lei però mi deve correggere quando dico una parola sbagliata, eh? Non so, bravissima. Così. Meno pesante è. Mettiamo pure il riso. Lo facciamo 5 minuti pure a lui, così un po' si gonfia. E ne ho riso bagnato quello. Sì. 5 minuti così. Sì. Mettiamo un po' di passata di pomodoro. Prima di metterla dentro alla carne la lasciamo raffreddare. Sì. E adesso questo quanto tempo deve stare così? E con il sugo? Uh-huh. E basta che se ne prende un po', ecco. Mentre il riso, adesso lo butto io quello, lascio lì. Allora, mentre il riso si raffredda, mettiamo la carne, il prezzemolo. E un po' di dado. Questo è un dado di carne? È un dado di tutte le verdure. Ah, è per un cucchiaino di qua. Un cucchiaio. Questo è dado vegetale rumeno. Sì, però di verdure. Sì. E okay. Ce ne mettiamo un cucchiaio. Sì, ho messo mezzo. Uno e mezzo. No, era mezzo quell'altro. Ah. Quindi un tutto. Un po' di questo. Il timo. Quello più fino magari qua dentro. E quello che è più spezzo, più pezzettini più grossi lo mettiamo. E il pepe. Ce l'ha il pepe fino? Il pepe e il sale. Quando abbiamo messo pure il riso che sta fuori, mischiamo tutto e assaggiamo. Sì. Vediamo quanto è salato. Però bisogna assaggiare pure la verza, quanto è stata prima nell'acqua, che se mette nell'acqua sto tipo di verza si fa con questo tipo, perché è molto, molto salata. Se questa è troppo salata, questo lo fa di meno salato. Sì, certo. Gusto. Se questa è di gusto sciapo, un po' più sciapo, fa questo più salato. Sì. Va bene. Pepe. Ok, sale. Sale. E lo mischiamo. Io lo mischio con questo. Questo è uno strumento che non avevo mai visto. E quello schiaccia patate. Ah, non lo conoscevo. Lei può mischiare con un cucchiaio, però fa più difficoltà. Se fa solo per lei, può fare con le mani. Sì, certo. In acqua per levare il sale, dopo si mette dentro un scolapasta. Sì. Si scola bene bene e poi cominciamo. Questi qua li togliamo perché sì, non ci serve per fare i mortini. Allora scusa, questa è una verza rumena, tu dici? Sì. Che va trovata pure nei supermercati italiani, ci stanno certi armari con tutto cibo rumeno e si chiama verza. Vars, c'è proprio scritto Vars. Vars, e è stata bollita? In no, acqua? Lei... Come è stata preparata? È già pronta così questa? Sì. Ah. La trovi tipo come trovi i già citrioli? Già pronta così, sì. Ho capito, sì sì. La trovi conservata, come conservata, dico? Sì. Capito, però se la vuoi fare a casa, tipo un imposto di questa se non trovi, prendi una verza normale, la bollisci un po', sì, ma con non acqua troppo. E aceto, con acqua detto. E aceto, sì, sì. E sale. E diventa tipo più o meno una... Ho capito. Allora, prepariamo i fogli così. Tutto quello che ci avanza di qua, che non ci serve, queste qua, le mettiamo da parte. Dove le posso mettere? Sì, qua. In modo che a fine le tritiamo, fine fine, e le mettiamo per prima.
queste qua fine le mettiamo per prima qua, nel in vaso. Modo che se questo prende e brucia, non brucia le involtini, sì. Prende questo. Gli fa da base. Da base, ecco, non ci avevo la parola. Ogni tanto lei mi deve. E queste tutte così. Sì, tipo si preparano tutte così. Sì, si taglia quello che è, questo non va buttato perché si mette. Ci fa la base. La base, mettiamo pure il riso qua, che si è raffreddato già. Sì. E dopo mischiamo, se vediamo che l'impasto è troppo asciutto, mettiamo mezzo bicchierino di acqua, perché deve essere morbido l'impasto, se no i involtini diventano morbidi quando le mangi, però tipo una polpettina, duri, non va così, va te quando l'apri, lei se deve aprire. Non è tanto, raggiungo un po' di acqua per farlo più morbido. Più morbido, eccolo, così devono essere. Già ho finito, prendo questo. Ecco, vedi, tipo come una crema. Sì. Ecco, quando giri lo giri tranquillo, no? Che è duro. Questo è aratico. Così va bene? Sì, sì. E lo assaggiamo pure se è salato. Crudo? Vabbè. No, ancora un po' di sale e anche un po' di pepe. Pepe sta là? Allora, prendiamo la verza così, prendiamo un po' di carne. Giriamo così. Questa in più, la togliamo. Li sbatto fuori dalla porta. Eccola. Prendiamo il pezzettino di verza così. Mettiamo un po' di carne. Mettiamo così. Vedi che non viene più. Ma deve essere tutto chiuso l'involtino. Sì. Tanto un loro pacchettino. Non è che se. Un pacchetto. Non scoppiano lì, perché stanno una sopra l'altra. Abbiamo capito, questo l'ho fatto io, deve venire come un pacchettino un po' arrotondato. Riempiamo anche il peperone con lo stesso impasto. Per dare un gusto, per dargli un po' di gusto. Intanto Teodora sbuccia una patata con la quale non so cosa deve fare. E metto il tappo al peperone. Ah, il tappo al peperone. Allora, le sarmale sono queste, ecco, le abbiamo fatte. Con la verza che ci avanza, ce l'abbiamo pure il peperone qua, con la verza che ci avanza la tritiamo, più fina è meglio è. E la mettiamo come il base, sotto e sopra, poi dipende quanto è, puoi mettere verza, sarmale, verza, sarmale, ah. Fai tipo una lasagna. Ho capito. Giusto per consumarla, perché ci stanno le persone che le piace pure mangiare la verza così semplice, per non sprecarla. Ok, tagliamo un pezzettino di, come la chiamiamo? Grasso affumicato? Sì. Però mi serviva un po' scaldato. Che modo che metto. Lo mettiamo su un pentolino? Ma lo scaldiamo un po'. In modo che diventa un po' di. Vedi, più lui si scalda io posso prenderlo e lui però si deve scaldare un po'. Sì. Questa è la verza tutta avanzata fatta a pezzettini, pronta. Allora io prendo questo e faccio i bordi di questa. Così, in modo che non mi si attaccano. Penso che in modo che la famo il famo la base, basta che copre qua. Ok, cominciamo a mettere, li contiamo pure. 1, 2, 3
4, 5, 6, 7, 8, attenta un po', prendiamo pure questa carne, 9, 10, 11, 12, e rumeno, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, prendiamo un po', 12, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, in mezzo mettiamo il peperone, non so questo peperone, 33, 34, 35, ma si mangia poi pure il peperone? 36, eh beh, c'è la carne dentro, 37, 38, 39, 40, quanti ne hai contati? 40 fino adesso, perché li abbiamo fatti belli grossi, eh? 42. Io a casa con un chilo di carne, a casa ho fatto con 700 grammi di carne 50, e noi con un chilo 42. 42. L'abbiamo fatte belle, vabbè. Che ci credo. Ah, mi sono scordata a tagliare pure un po' di... Questa è quella che avevamo usato per... Sì. E questo dà un buon gusto. Uno e un altro. In modo che va un po' di grasso dappertutto. Così con questo piatto ci mettiamo a una bella dieta. Ma questo si scioglie tutto, questo grasso, no. Restano a tocchetti? No, no, resta a tocchetti, però un po' si scioglie. Un po' si scioglie. Beh, a questo punto mettici anche questi due pezzetti. Sì, sì. A posto. E per chiudere mettiamo ancora l'avversa, in modo che se diventa un po' nera diventa l'avversa e salviamo le sarmale. Sì. Perché nel forno può succedere che... Così, via. Dai, posto? Ops, sì, mi devo togliere così. Forno freddo, che se non scoppia? Sì. E dopo mezz'ora così, anche se lo fa così, basta che lo fa lo uscire. Sposto un po', sì, va bene. O lo toglie di tutto o... E sta qua per tipo tre ore. Tre ore. Dopo tira fuori una sarmala e assaggia il riso se... Sì, se è cotto. Beh, tre ore. Senti, la temperatura, io ho questo qui ventilato, 180, va 180, bene? 180, perfetto. Ok. E se proprio lei quando l'assaggia vede che non c'è sale, può aggiungere ancora un po' di sale nell'acqua. Va bene. Se prendono sale. Abbiamo finito? Abbiamo finito. Un bacio a tutti, speriamo che vi piace.